Buongiorno, benvenuti alla rubrica all'aria aperta e come vedete oggi è proprio all'aria aperta. Ci prendiamo qualche minutino per organizzarci con la diretta. Come ben vedete, la dottoressa è già pronta. Come parte la sua diretta, questa camera la lasceremo solo come fondo. Infatti, lasciamo questa. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Io sono in tenuta leopardata, anzi no, che è zebrata questa. Mamma mia, che frutto! Penso che si sente pure da lontano. Allora, dai. Ed eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Manteniamo le nostre distanze, Penso siamo che sia. all'aria aperta e adesso stiamo. Dillo tu, vai. E adesso la rubrica ha il suo perché, Oh, infatti. ecco qua, aspetta, zitto, zitto, ecco qua, vediamo se bene, lo senti muore, All'aria aperta, cioè sembrano quasi il sole bacia i capelli, oh. due buoni, no? Come si dice, non diciamo che cose, perché sennò altrimenti poi veniamo fraintesi. Dottoressa, allora finalmente siamo riusciti, grazie ai nostri potenti mezzi, ve li facciamo vedere i nostri potenti mezzi, Sì, glieli facciamo vedere. assolutamente. Cioè, alla fine è il mio telefono con. Oggi per voi abbiamo anche bloccato la pioggia, quindi voglio dire, non so se mi spiego, abbiamo fatto uscire un sole eccezionale e a proposito di questo, oggi ci è venuto in mente di parlare di una cosa importante, sfiziosa, simpatica e che secondo me interessa un po' a tutti, soprattutto a noi donne. Che ne pensi? Di cosa parleremo Io lo oggi? so di che cosa vuoi parlare, è una cosa che interessa voi donne, ma non è detto perché interessa anche gli uomini. Ormai, diciamo, quello di cui parleremo oggi può essere leggermente distante dalla nostra, diciamo, rubrica, che come vi dicevamo è sempre una rubrica di avvicinamento alle attività sportive, quindi noi diamo un là a quello che vuole essere una voglia di movimento. Come la stessa pagina che stiamo usando su Facebook, che si chiama Like to Move, ormai è una pagina che io curo da ben 11, no, meno di 11 anni, nel 2012. Meglio, non so, io non riesco a capire. Comunque ha fatto una modifica che forse siamo ancora più belli. Comunque vi dicevo, la pagina su Facebook che curo da ormai dal 2012, che è Like to Move, dove voi troverete tutti i consigli della dottoressa e tutte le indicazioni che noi diamo come fase iniziale per fare un po' di attività. Adesso ci allontaniamo un poco da quello che è la vera e propria alimentazione che la dottoressa nel corso di questi appuntamenti ci ha dato per quanto riguarda proprio l'attività fisica, però andiamo a vedere qualche cosa che di riflesso ci interessa tanto. Infatti la nostra attività fisica viene fatta all'aria aperta e perché non sfruttare una giusta alimentazione e una giusta uscita in determinati orari per poter anche aumentare quelle che sono le nostre velleità estetiche. Io ve l'ho buttata là. Adesso la dottoressa vi spiegherà che cosa intende. Allora, premettendo che penso che avrete potuto vedere che il mio colorito è diventato nel giro di poco tempo un po' più cioccolatoso. Vabbè, scherzi a parte, perché ovviamente praticando gran parte dei miei sport, insomma, ovviamente all'aria aperta e avendo comunque dei melanociti che sono particolarmente vivaci, tocca ogni tanto il cellulare perché. Qua, sono particolarmente vivaci e immediatamente questi si attivano per produrre melanina. Buongiorno a tutti, salve, buongiorno a voi, ciao Giovanna. I melanociti quando cominciano ad essere stuzzicati dai raggi ultravioletti, che cosa fanno?
per difendersi, perché la melanina che viene prodotta dai melanociti è una difesa per la nostra pelle, producono appunto melanina, che è il pigmento caratterizzante appunto del nostro colore più o meno scuro. Poi comunque c'è chi ne produce un po' di più, chi ne produce un po' di meno. Generalmente chi è un po' più olivastro di carnagione ne produce un po' in più. Quindi è una forma di difesa della nostra pelle. Ovviamente noi questa capacità dei melanociti che si trovano comunque nel nostro dermo, nello strato più profondo della nostra pelle, dobbiamo comunque coadiuvarla. Lo possiamo fare attraverso l'alimentazione e un determinato tipo di alimentazione. Fermo restando che consiglio, ovviamente noi non siamo più giovanissime e qualche ruga potrebbe uscire fuori, di utilizzare la protezione solare, che è il primo schermo, è la prima forma di protezione che possiamo, oltre all'alimentazione stessa, che dobbiamo utilizzare tutto l'anno, perché comunque già la corsa genera uno stress ossidativo, produciamo tanti radicali liberi, i raggi ultravioletti se non ci proteggiamo purtroppo non possono far altro che peggiorare questa cosa. Motivo per cui una buona protezione solare utilizzata, paradossalmente sembra strano, tutto l'anno dovrebbe essere di default. Ok, dottoressa, adesso naturalmente lei è una dottoressa, le sue parole devono essere giustamente indicative e devono dare anche un valore a quello che è il suo titolo. In questo momento entra in scena, diciamo, la persona che non ha titolo in questa discussione e dice: dottoressa, ma quindi adesso parliamo di un qualcosa che mi fa abbronzare un poco prima? Ebbene no, allora, se vogliamo parlare innanzitutto di abbronzatura, l'abbronzatura è bella, bellissima, però comunque, ripeto, ci dobbiamo proteggere. Però a parte comunque la protezione solare di cui stavamo parlando, la prima protezione la facciamo a tavola. Come ci proteggiamo a tavola? Quali sono gli alimenti che dobbiamo introdurre? Allora, sicuramente la principale tipologia di alimenti da assumere sono quelli che sono ricchi in beta-carotene. Ovviamente non siamo, tocca ogni tanto il cellulare, grazie, non so per quale motivo. Gli alimenti che sicuramente sono ricchi in beta-carotene, se non vogliamo ovviamente impararli a memoria, sono quelli che hanno il tipico colore aranciato. Okay, sono... Ops, aspetta, abbiamo parlato di orange, qualcosa che... Voi siete ricchi in beta-carotene. Diciamo Marco, che io... Marco, ma parla di beta-carotene. Vabbè, scusate, io le voglio tanto bene, ma a volte ha dei apprezzamenti nei miei confronti che non mi piacciono. Potevo utilizzare un'altra forma al posto della palla, però teniamoci la palla. No, perché se a parte il beta-carotene è praticamente il precursore della vitamina A, che comunque aiuta, aiuta a proteggere comunque e a stimolare i melanociti a produrre melanina. E in quali alimenti si trovano? Appunto, come abbiamo detto, negli alimenti che hanno un tipico colore arancione, che è quindi via libera a melone, albicocche, zucca, le carote ovviamente, e tutti quelli che sono gli alimenti, le pesche ad esempio anche vanno bene, la percoca nel vino se ti può far piacere. Certamente, quella penso che ti fa piacere, gli occhi, fa piacere a me e a tanti amici che ci seguono. E quindi sicuramente la prima vitamina, il primo antiossidante che possiamo assumere, assicurarci di assumere, è sicuramente il beta-carotene. La seconda tipologia di vitamina fondamentale è la vitamina C. La vitamina C sicuramente tira un pochino il freno ai melanociti, ok? Quindi dice melanociti, ok, produciamo un po' meno melanina, però dall'altro canto è un ottimo antiossidante, nel senso che protegge le nostre cellule dai radicali liberi, dallo stress ossidativo, e interviene nella produzione del collagene. Se assumiamo una buona dose di vitamina C giornaliera, sicuramente facciamo sì che la nostra pelle produca una giusta quantità di collagene, quindi la pelle è elastica. Okay? La vitamina C, dottoressa, la sentiamo nominare sempre nelle nostre dirette, in quanto penso che è una delle vitamine fondamentali in quasi tutte
le cose che, di cui abbiamo parlato. Sì, perché interviene comunque in tutta una serie di meccanismi cellulari importantissimi, e ha una fortissima azione antiossidante ed ha una grandissima azione protettiva. E ne abbiamo parlato ad esempio nella, per quanto riguarda anche la protezione durante il periodo Covid, insomma, per quanto riguarda la protezione e il per quanto riguarda, ecco, la febbre, insomma, voglio dire, tutte queste l'abbiamo messa un po' dappertutto. Diciamo che noi normalmente nei nostri detti si dice pretusino ogni metes, quindi prezzemolino ogni minestra, in questo caso diciamo vitamina C in quasi tutte. Sì. Le cure che possono essere da quella per un semplice raffreddore a quella che in questo caso potesse essere una cura. Esatto, perché migliora anche l'assorbimento del ferro, di cui abbiamo parlato comunque tempo fa, e quindi insomma anche con la seconda, il secondo fattore estremamente importante è la vitamina C. Terzo è una giusta assunzione di acidi grassi polinsaturi. Okay. Per quale motivo? Perché gli acidi grassi polinsaturi, che si trovano fondamentalmente in pesce azzurro, quindi sgombro, tonno, possiamo trovarlo, ma intanto si sta sciogliendo il foro. Non è stata una grande idea questa cosa, devo dire. Guardate, devo dire verità, all'aria aperta sì, però dobbiamo trovare un'aria aperta all'ombra, perché oggi il sole alle 8:43 picchia in un modo tremendo. C'è un gocciolone. Oh mamma mia. No, non mi distrarre, arriviamo al dunque. Aspetta, io purtroppo devo ogni tanto guardare perché non riesco a vederti se stai in diretta, esatto, ci siamo. Gli acidi grassi polinsaturi, perché praticamente proteggono le membrane cellulari, quindi acidi grassi li troviamo in frutta secca, lo troviamo nei semi oleosi, quindi una buona quantità di frutta secca protegge le nostre cellule le idrata, insomma. E a proposito di idratazione, quarto punto fondamentale, avere una ottima idratazione, quindi assumere almeno, sia maschi che femmine, almeno 2 litri d'acqua al giorno. Quindi, ricapitolando, beta carotene, vitamina C, acidi grassi polinsaturi, omega 3, omega 6 e acqua. Questi sono i quattro aspetti fondamentali affinché la nostra abbronzatura sia comunque un'abbronzatura uniforme. Non abbiamo magari problemi di macchie, che generalmente sono tipiche soprattutto in noi donne, che magari ci esponiamo in maniera assassina, perché magari nel nostro cervello sembriamo più belle abbronzate. E non ultimo, comunque, proteggersi con una buona protezione, perché comunque i raggi UV, ahimè, possono apportare danni che a volte sottovalutiamo. E poi un'altra cosa, magari quando corriamo, utilizzare un buon paio di occhiali da sole, comunque magari ecco. Guarda che dell'altra telecamera si vede. Lo so. Ragazzi, dovete portare pazienza. La dottoressa prima parlava di 2 litri d'acqua, io ne devo mettere almeno 3 oggi. Quindi. E quindi diciamo un buon paio di occhiali da sole, perché comunque proteggiamo almeno le nostre rughette, ok, che si trovano perioculari, e non facciamo la classica smorfia dell'occhio raggrinzito. Quando, ecco, come sto facendo io, quando incrociamo i raggi solari, quindi ecco, magari un occhiale che non si appanni e che magari ci protegga dal sole e anche dal vento. Io direi di spostarci un pochettino, perché sennò altrimenti veramente io rischio, lascio questo qua alla dottoressa che continua lei, e io intanto prendo il mio cellulare. Ragazzi, non so che cosa state vedendo sicuramente, ma io sto cercando di trovare una zona d'ombra, perché mi piace l'aria aperta, ma l'ombra forse è meglio. Ed eccoli qua. Veramente sono sudato. Naturalmente adesso che ci siamo spostati possiamo anche inquadrare un pochettino quello che è l'aria aperta di Castellammare di Stabia. Vi faccio vedere un po' la nostra villa, che è alle 9:10
è ancora ricca di persone, nonostante il caldo. Vediamo laggiù in fondo le persone che stanno facendo esercizi nelle nostre zone, dove il comune ha messo alcuni attrezzi in lungomare. Vi faccio vedere un po' quello che è il nostro diciamo habitat, dove abbiamo la fortuna di essere nati e dove abbiamo la fortuna di poterci allenare. E ritornando proprio a questa parola allenamento, vi ricordo un pochettino quello che è il nostro cammino. Quindi per una settimana sulla pagina Facebook di I Like to Move avete trovato il chiamiamolo piano di allenamento, chiamiamolo consigli, infatti primi approcci alla camminata, primi approcci alla corsa. Dottoressa, però abbiamo un microfono, secondo me se ti allontani troppo non mi sentono. Hai ragione. Come vi dicevo, dei primi approcci alla corsa, da questa settimana troverete, già da fra un'oretta, troverete il secondo piano di allenamento, la seconda scheda di allenamento, dove ci troverete i consigli per partire con la seconda settimana. Abbiamo avuto questa settimana un bel po' di persone che ci hanno seguito, devo dire la verità, molti messaggi sono arrivati privati. Le persone comunque, non so, riesco a capire perché hanno quel velo di vergogna di pubblicare il loro allenamento. Ragazzi, fare 50 minuti di corsa per una persona che non ha mai fatto nulla è qualcosa di importantissimo. Quindi il nostro obiettivo è veramente quello di sradicare chiunque in questo momento ci sta seguendo dalla poltrona e farlo uscire sull'ambiente che è qui intorno a noi oppure nelle vostre città per fare una bellissima attività fisica. Quindi seguiteci, mandateci i vostri commenti e soprattutto se avete delle domande da rivolgere alla dottoressa non esitate, perché la dottoressa è qui con quello che sono le nostre non conoscenze, ovviamente facendolo in maniera molto simpatica, molto molto elementare, molto Allora, giustamente come ci dicevate, non avevamo l'audio. E non avevamo l'audio che perché per non avere problemi con i due telefoni avevamo disattivato l'audio dalla mia camera. Quindi parlavamo, ho detto tante cose, sono fortunato perché non le avete sentite, perché erano tutte cose negative nei miei confronti. Quindi adesso facciamo un gioco e lo invento in questo momento e lo rendo pubblico. Le persone che riusciranno tramite il nostro labiale a ricostruire le frasi che io ho detto riceveranno in omaggio un paio di calze tecniche running presso Elite Sport. Quindi rivedetevi la parte dove non si sente e tramite
l'audio, dovete capire quello che ho detto. Vi do solo un'indicazione. Ah, parlavamo di ripresa dell'attività, quindi che io alle 9.30, dirò un pezzettino, alle 9.30 andrò in negozio, però prima di andare in negozio dovrò fare una cosa. Chi indovina che cosa dovrò fare prima di andare in negozio vincerà un paio di calze tecniche. La seconda cosa è che io parlavamo dell'obiettivo che mi sono dato di mese in mese, e che questo mese se l'ho raggiunto o se non l'ho raggiunto. Quindi due domande, i primi due che risponderanno a una domanda o all'altra domanda vinceranno un paio di calze tecniche. Se volete lo spoiler, chiamatemi, voglio dire, vi dico tutto, perché così ci rubiamo tutte le calze di Marco. Ho detto al primo e al primo, quindi non a tutti quanti che indovinano. Quindi chi manderà per primo la risposta vincerà un paio di calze tecniche. Ho dato le due domande, adesso rivedetevi la diretta, rivedetevi la parte muta, se siete bravi, traducete quello che ho detto. E vediamo se qualcuno indovina. Ma senti, ma ce la possiamo andare a mangiare una brioche adesso, che dici? Credo, dice la verità, tutti sti qua loro non posso fargli mangiare niente, bisogna solo di beep, che un attimo mi spoileriamo la prima risposta. Ragazzi, ci siamo come sempre divertiti, siamo sempre stati felicissimi di avervi con noi. E devo dire che all'aria aperta le puntate sembrano più lunghe, ma in effetti sono più corte. Sì. Perché non abbiamo raggiunto neanche la mezz'oretta. Abbiamo parlato di tutto quello che volevamo parlare. E siamo veramente, ragazzi, felici. Guarda che panorama, ragazzi, voglio dire. È bellissimo, è bellissimo. Se vicino a questo panorama ci mettiamo tante persone che fanno attività, diciamo che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quello di far camminare e poi di conseguenza, se le persone hanno voglia, anche correre quasi tutta la nostra cittadina e i dintorni. È vero. Comunque Anna Maria ha già capito tutto, quindi Anna Maria ti sei aggiudicata un po' di gas.